Ciao amici, sono Panino di Umbo e oggi ritorniamo su Granny 2, ma ritorniamo con una nuovissima mod. Siamo con la mod Rich Granny, quindi avremo a che fare con una granny che si sarà arricchita, una granny che si è fatta i soldi e quindi saremo all'interno di una casa di lusso. Mamma mia, non vedo l'ora di provare questa mod insieme a voi. Ma prima di cominciare mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se volete essere salutati alla fine del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parte del video che più vi è piaciuta e poi Panino salutami! Inoltre, sempre prima di cominciare, ci tenevo a ringraziare e salutare Baldo Calia perché si è abbonato al canale, quindi grazie mille Baldo per l'abbonamento! E adesso si comincia! Entriamo qua all'interno di questa mod, esploriamola per bene, vediamo tutti i segreti che nasconde. Penso che questa mod sia ambientata nella vecchia versione di Granny, quindi non avremo ancora il figlio di Slendrina. Però è pur sempre una mod fatta molto bene. Mettiamo facile, dai, così possiamo muoverci tranquillamente per casa. Ok, e direi di andare avanti e si comincia. Da quel che ho visto, penso che questa sia una delle mod migliori che abbiano fatto su Granny 2, per ora, fra quelle che ho provato. Se comunque vorreste vedere gli altri video che ho fatto sia su Granny 1, Granny 2, Granny Mod, trovate qui sopra fra le schede la playlist dove c'è tutta la serie di Granny che sto facendo, che appunto comprende Granny 1, Granny 2, Granny Mod, Granny e tutto quanto Granny, va? Eccoci qua! Mamma mia, guardate già solo la stanza qua all'inizio! Mamma mia, tutti sti colori così! Beh, è fatta molto bene! Mamma mia, che bella che è! Voilà, c'è qualcuno? Buonasera, nonnini, come state nonnini? Vediamo qua se c'è già qualcosa, almeno la crowbar. No, la crowbar non è di qua. Quindi andiamo a vedere di sotto, ma prima voglio vedere qua com'è la stanza delle torture. Guardate qua, mamma mia. Oh, hanno proprio fatto i soldi, nonnine, proprio ne hanno fatte. Proprio pure la cantina dorata. E chi è che va a farsi la cantina dorata? Anche questo corridoio. No, questa mod è fatta molto bene. Già mi sta piacendo, troppo bella. Ecco quella fognatura. Uelà, ciao Polpo, come stai? Allora, adesso però mi conviene salire perché ogni volta che scendo qui sotto mi sbocca grampa. Quindi meglio salire. Uelà, posso andare di qua? C'è qualcuno? Nonnini? Nonnino? C'è la nonnina! Nonnina, ciao! Io me ne vado. Ciao nonnina! Guardate la nonnina ricca! Nonna, hai fatto i soldi! Sono contento per te! Sono veramente molto contento! Ci sta, dopo un po', tutte le volte che sto qua, però apri qua prima che venga nonna! Nonna, lasciami stare! Qui è vuoto! Vediamo di qua! Veloci! Mamma mia, già cominciare così con Granny! Mamma mia! Granny, mi fai muovere con tranquillità? Qui c'è qualcuno? No, non c'è nessuno! Va bene, meglio così! Proviamo a vedere cosa c'è dentro questo cassetto. Nonna, lasciami stare. Mamma mia, ma com'è? Già così. Non poteva che cominciare meglio questa partita. Non poteva cominciare meglio. Va bene, vediamo qua cosa c'è in questo mobile. Ah, chiave del padlock. La prendo molto volentieri. No. Il nonnino già qua si trova. Io me ne vado. Ciao. Perché mi fate questo? Qui vuoto. No, c'è la cosa. Lock door. Door lock. Cos'è? Adesso sì che facciamo le cose serie. Adesso si fanno le cose serie. Nonna. Nonnina cara. Aspettate. Faccio cadere qua la chiave del padlock. Così viene la nostra cara nonnina. Ah, che bella la stun gun. Meno male che l'ho trovata subito. Meno male. Dai, su, nonni. Venite. Tra l'altro, mentre aspettiamo, guardate qua quanto è bella la stanza da letto di Granny. Guardate quanto è bella. Nonna. Shot. Prendi qua la munizione, mannaggia. E adesso aspettiamo il nonnino. Nonnino? Dov'è il nonnino? Nonnino caro, sai che ti voglio tanto bene. Oh. Prendi sta chiave. No. Non ti mettere di pancia, ok? Non ti mettere di pancia. Oh, perfetto. Chiave presa. Meno male, apriamo qua, vediamo cosa c'è. Veloci. Cos'è? Door handle. Beh, buono. Sto iniziando a trovare praticamente già le cose subito. Padlock, door handle. Poi qua vediamo cosa troviamo di bello.
Gasoline, no, nelle mod scapperemo sempre attraverso la porta principale, sempre se riusciamo a scappare queste cose. Weapon key? Wow. Allora, facciamo una bella cosa, va? Facciamo cadere qua la botola. Anzi, faccio cadere qua la door handle, così adesso scendo con la door, no, con la door, con la weapon key e andiamo a prendere lo shotgun. Beh, sta andando bene. Era cominciata male questa partita. Ma sta andando tutto bene, quindi facciamo una bella cosa. Facciamo adesso cadere qua la weapon key. Bene, perfetto, lasciala lì. Andiamo a raccogliere questo, cos'è? No, la stun gun ammo, vabbè, ce la portiamo lo stesso. Però raccogli, mannaggia te che Granny si risveglia subito. Ok, questa la lasciamo qua. E adesso andiamo a raccogliere la door handle, che abbiamo trovato già prima. Che si trova qua, infatti, appunto. Quindi prendila subito. Perfetto, bene, bene, bene. E andiamo subito sotto. Veloci, veloci, veloci. No! Quella è rimasta lì sopra. Vabbè, per fortuna si può riprendere. Si può riprendere, meno male. Togliamo qua il diario di Slendrina. Ecco qua. Dai, 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 su, su. Muoviti, muoviti, muoviti. Aspettate, ma mi sa che non ho preso la Weapon Key. Ho preso questo. Posso andare di qua? O mi spawna il nonno? No! La Weapon Key è rimasta lì sopra. Ah, però posso prenderla. Posso prenderla. Meno male, meno male. Eccoci qua. Apriamo qui. Prendiamo lo shotgun. Prendi subito uno e due. La nonna mi sa che già si sta muovendo. Perché sento i suoi passi. Sento quei tipici passi delle nonne. Nonna. No, 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 nonna. È qui di lato. Ah. Bene, bene, bene. Ride bene chi ride ultimo, come si suol dire. Nonno, dove sei? Nonnino caro sarà già spawnato da qualche parte? Non lo vedo, non lo vedo. Sì, è spawnato, è spawnato. Sento la sua risata, nonno. Vieni qua. Nonnino bello caro. Shot! Perfetto, perfetto, ok. Abbiamo raccolto qua degli oggetti, quindi li prendiamo. Cos'è? Stun gun? No, la door handle. Andiamo già subito a metterla. Veloci, veloci, veloci. L'andiamo subito ad attaccare. Qua aperto. Vuoto. Ok, andiamo qua. Attacchiamo qua la door handle. Ok, chiave messa. Poi abbiamo pure trovato la chiave del padlock, che l'andiamo subito a prendere. Apri, apri, apri. Vuoto, andiamo subito a prendere la chiave del padlock, la padlock key che si dovrebbe trovare di qua. Dovrebbe essere qua all'interno del bagno, no? Dov'è la padlock key? L'avevo trovata! Io mi ricordavo di averla trovata, sta chiave. Che fine ha fatto? Non ditemi che l'ho lasciata di sopra! Conoscendomi, l'ho lasciata di sopra! Mamma mia! Va bene, dai, andiamo a vedere sopra com'è. Andiamo con calma, raccogliamo tutto. Ho questo timore di averla dimenticata da qualche parte, però nel frattempo esploriamo qua. Apri, vuoto, qui dentro. Safe key, perfetto, così dopo la prendiamo. Andiamo qua, vuoto, vuoto e vuoto. Prendiamo qua la safe key, la chiave della cassaforte e vediamo di qua cosa troviamo. Vediamo, vediamo. La cosa brutta in questo gioco è che devo sempre fare avanti e indietro. Ah, eccola la chiave del padlock. Però, mannaggia, fai cadere nei posti giusti. Oh, ce l'hai fatta, mannaggia a te, andiamo sotto. Vediamo cosa c'è dentro la cassaforte, va? Vediamo, vediamo. Allora, andiamo di qua. Apriamo questa cassaforte, apri. Ah, ma questa è la chiave del padlock, è vero. Allora, quindi, mettiamo qui la chiave. Andiamo a prendere la safe key, che l'abbiamo fatta cadere qua in bagno. Quindi, dove si trova? Qua. Ok. Ah, già che ci sono, vedo qua cosa c'è. Botkey. No, non ci serve in questo caso perché dobbiamo scappare attraverso la porta principale. Sempre se riusciamo, sempre se riusciamo. Perché ovviamente queste sono partite fatte così. Handwheel, perfetto. Nonnina! Nonnina cara, quanto ti voglio bene! Ti voglio tanto bene, cara nonnina! Mamma mia, già si era svegliata, si era già svegliata! Va bene, dai, che bello! Qualche volta la nonnina fa sempre piacere! Va bene, dai, andiamo di qua, andiamo a raccogliere subito qualcosa, la prima cosa che trovo la vado a raccogliere.
La Endwill, eccola qua, si trova già qua, perfetto. Nonna, non sei di qua, vero? Non sei di qua. Ok, posso scendere tranquillamente. Mamma mia, la nonnina, la nonnina. Ok, giriamo di qua. Perfetto, e un altro lucchetto è stato tolto. Ci serve soltanto più la crowbar. Lì, le cutting pliers. Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia. Ciao nonna. Ah, che piacere rivederti. È un gran piacere. Tutti e due insieme proprio. Mamma mia. Va bene, io me ne vado di qua. Ciao, ciao. No, nonna. Quanto sei diventata intelligente. Sei troppo intelligente ultimamente. In questa partita veramente. Oh, la nonna veramente. Ok, devo salire sopra, ho capito, ho capito. Ma che roba. Ciao nonnini, ciao. Allora, io avevo lasciato la stanganda a queste parti, mi sembra. Non vorrei dire nulla. Però ho lasciato lo shotgun sotto, questo me lo ricordo perfettamente. Ok, lo shotgun dovrebbe essere questo, infatti. Shotgun preso. Direi di andare a dare una bella lezione ai cari nonnini. Oh mamma mia. Nonnina! Vabbè, andiamo di qua. Il nonno non sta di qua, vero? Bene, bene, bene. Quindi prendiamo qua e prendiamo qua. Perfetto! Nonno, dove sei? Il nonnino caro, vieni qua. Perfetto! Facciamo una bella cosa, va? Andiamo di sopra, già che ci siamo. Così andiamo a premere quel pulsante. Poi, già che ci sono, mi ricarico pure la munizione. Allora, andiamo di qua. Uno e due. Ah no, già caricata l'altra. Già caricata, perfetto. Qui è vuoto. Quindi vediamo qua se riesco a prenderlo. Che ogni volta qua prende la mira, mannaggia. Shot! Sì, ce l'ho fatta. Però mi servono le cutting pliers. Quelle mi servono. Andiamo di qua, nonna. Oh, che cecchinata proprio! Che cecchinata! Cecchinare su Granny mi mancava. Ok, togli questi cosi. Ecco qua, la crowbar trovata! Perfetto, togli qua. Facciamo cadere lo shotgun, tanto ormai non ci serve più. Prendiamo la crowbar. Perfetto, apri qua. Bravo, bravo, bravo. Andiamo di qua. Direi di togliere subito questo. Di aprire qua. Cosa c'è? Cutting pliers. Vabbè, allora non ci serve andare ad aprire il sarcofago del marito di Slendrina, non ci serve, però io sapete che faccio. Io vado a farlo lo stesso, per pura curiosità. Andiamo a vedere com'è fatto in questa mod il marito di Slendrina. Va, andiamo, andiamo, saliamo, saliamo, saliamo. Anche perché questa è una mod e va esplorata del tutto, dobbiamo esplorarla tutta. Vediamo se in questo caso è cambiata, va. Ok, andiamo qua in queste catene, tagliamo uno e due. Sì, è cambiato tutto quanto. Sembra tipo un alieno con gli occhi verdi. Però vabbè, l'oggetto che stava custodito dentro non ci serve, quindi direi di andarcene subito via e andiamo a raccogliere la crowbar. Quindi scendiamo sotto, scendi, 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 e scendi da qua. Mannaggia, 3 ore per buttarti. Allora, vediamo qua, la crowbar si trova, eccola qua, perfetto. Andiamo qua. E scendiamo direttamente di qua, così andiamo a togliere le assi di legno e ce ne possiamo scappare via verso la libertà. E vediamo anche com'è fatta la casa di Granny dall'esterno, la casa di Granny 2. Ok, bravo, bravo. E ce ne andiamo. Voilà! Mamma mia! È bella questa casa dall'esterno. No, in realtà no, con queste tappezzature esterne non è che ci sta tanto bene. Però, oh, una bella casa lussuosa, fatta tutta d'oro. La voglio io una casa tutta dorata. Perché non la posso avere? Nonna, lasciatemela in eredità. In eredità voglio la casa di Granny di questa mod. E va bene, dai, direi di finire qua questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. E ci vediamo in un prossimo video. Come sempre, vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. E adesso saluto chi ha chiesto di essere salutato e anche scritto la parte del video che più gli è piaciuta. Ciao a tutti!